Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il telegiornale del Grande Oriente d'Italia. Le recenti significative iniziative di Livorno, Roma e Varese sono al centro di questa nuova edizione del nostro telegiornale. Cominciamo da Livorno. Il Grande Oriente d'Italia e il Consiglio dei Maestri Venerabili della città hanno dedicato un'intera giornata alle celebrazioni in onore del livornese Alessandro Tedeschi, figura di prestigio della massoneria italiana, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia dal 1931 al 1940, anno della sua morte. Nato a Livorno nel 1867, Tedeschi divenne massone a 25 anni. Dal 1925, anno dello scioglimento della massoneria in Italia imposto dal fascismo, svolse un ruolo importante per mantenere l'attività delle logge in attesa della ricostruzione del Grande Oriente in esilio. La giornata in onore di Tedeschi si è aperta con l'inaugurazione a Villa Fabbricotti a Livorno di un busto a lui dedicato, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Alessandro Cosimi, del Gran Maestro Gustavo Raffi e del Gran Maestro aggiunto Massimo Bianchi. Tedeschi, un livornese illustre, una figura di primo piano del Grande Oriente. Sono ancora così stretti oggi i legami tra la città e la massoneria? Ma devo dire che la città ha avuto una tradizione culturale assolutamente non banale che si lega in maniera molto forte a questa associazione. Noi abbiamo sempre considerato che lo spazio culturale di questa associazione fosse uno spazio molto importante. Abbiamo lavorato insieme a molti degli appartenenti a questa associazione perché ci fosse nella città una consapevolezza e una trasparenza. Mi sembra che ci sia un grosso sforzo in questo seno e anche nel momento in cui magari come adesso nella città ci sono alcune turbulenze, noi puntiamo a dare una mano a tutti coloro i quali vogliono far diventare questa cosa un'espressione culturale e un'espressione che abbia, come dire, la capacità di manifestarsi per quello che è. Io ho sempre detto con grande chiarezza di essere un soggetto esterno e di guardare con attenzione a una radice che nella città non può essere banalizzata. L'Isgarallino, la figura di Garibaldi e su fino anche il grande scontro che attraversò la massoneria dove un livornese fu il più grande oppositore di Gelli in Toscana. Credo che vi siano tanti elementi positivi in questa associazione e tanti elementi ovviamente che vanno portati alla conoscenza di tutti. Ci sono tanti elementi ovviamente che sono stati negativi, perché questo va detto. Non si può non favorire la battaglia di coloro i quali vogliono trasparenza e chiarezza per l'associazione. Che tipo di massone era Tedeschi? Un massone livornese, medico di religione ebraica. Un esempio soprattutto per i tanti giovani che si affacciano ora alle colonne dei nostri tempi, uno che coerentemente ha combattuto per la libertà del suo paese in esilio, rinunciando a prebende e a onori, e che muore in esilio poche ore prima che la Gestapo lo andasse a prelevare. Uno, credo, di quelli che ha insegnato la tolleranza e la coesistenza quando ha costruito in Argentina il reticolo di assistenza sanitaria per gli emigranti italiani. Le celebrazioni sono proseguite nel pomeriggio nella sala consiliare della provincia con la presentazione del saggio Alessandro Tedeschi, Gran Maestro dell'Esilio, a cura dello storico Santi Fedele. Alla presentazione, presieduta dal Gran Maestro aggiunto Massimo Bianchi, sono intervenuti, oltre all'autore, il sindaco di Livorno, il presidente della provincia Giorgio Cutufà, Maurizio Vernassa dell'Università di Pisa e il Gran Maestro Raffi. Massoneria e antifascismo, un legame che va ancora esplorato.
Sicuramente, e penso di aver dato un qualche contributo attraverso questo volume, che è basato sulla consultazione delle carte d'archivio del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani e in particolare del periodo storico che videro alla guida dell'ordine Alessandro Tedeschi. Attraverso l'azione di Tedeschi, i documenti, le lettere, le circolari inviate ai fratelli, emerge la peculiarità di quella che fu sempre una società iniziatica con la sua specificità, ma anche fu saldamente ancorata alla difesa delle pubbliche libertà e quindi sul versante dell'antifascismo italiano. Colgo l'occasione di questa festa per chiederle un bilancio sull'attività del collegio. L'attività del collegio ha ripreso in pieno e abbiamo soprattutto valutato e rivalutato l'attività di quelle che noi chiamiamo le logge foranee, cioè non delle officine che risiedono a Roma. E c'è stato un incremento di queste officine, stiamo crescendo, è un momento direi magico, che vede tutto il Lazio crescere, ma crescere non così soltanto metaforicamente, crescere di contenuti e di qualità. Questa festa del collegio, l'affluenza dei fratelli, venire qui per celebrare la festa del Tevere, tutto sommato, che tradizionalmente ci ricollega alla nostra storia, è un evento importante, mi sembra indovinato. Con l'intervista al presidente del Collegio del Lazio, Bruno Battisti Damario, siamo passati ad un'altra originale iniziativa. Si è infatti svolta a Roma la Festa del Collegio, giunta quest'anno alla sua seconda edizione. L'appuntamento fissato sulle sponde del Tevere, per una mini crociera con la motonave Tiber II lungo il corso del fiume e i monumenti che lo fiancheggiano. Tirannia, intolleranza, dogmatismo sono le degenerazioni della cultura, anche e soprattutto della politica, contro le quali da sempre la massoneria si batte. In un mondo dove le religioni, le ideologie, le filosofie sono in crisi, c'è sempre più bisogno della libera monitoria. C'è bisogno del messaggio autenticamente rivoluzionario dei suoi tre valori di libertà, uguaglianza, fratellanza, che hanno al centro l'uomo. È stato questo il filo conduttore della serata dedicata alla massoneria nell'ambito della rassegna Amor di Politica, corollario dell'iniziativa Amor di Libro, organizzata dal Comune di Varese e dall'Università dell'Insubria. Sentiamo dal curatore di Amor di Politica, il professor Claudio Bonvecchio, le finalità di questo appuntamento. Massoneria e valori della politica, per intenderci quella con la P maiuscola. La massoneria non ha di per sé niente a che fare con la politica di basso livello, di bassa bottega, ha a che fare con la grande politica. Cosa vuol dire? Ha a che fare con i valori, ha a che fare con gli ideali, ha a che fare con i grandi progetti che vedono l'uomo e l'umanità posti in primo luogo. Valore aggiunto dell'incontro, la presenza di giovani studenti universitari che con numerose domande al Gran Maestro Raffi hanno dimostrato grande attenzione nei confronti della massoneria e delle sue attività. Interessati agli ideali altamente sociali che propugna la massoneria, quelli del dialogo multiculturale, della pace sociale, della ricerca critica della verità, della difesa dei diritti umani e dei valori laici della convivenza civile. Il messaggio della massoneria si rivolge soprattutto ai giovani. Beh, ovvio, perché dobbiamo guardare indietro, cerchiamo di guardare avanti. La tradizione è un concetto dinamico, significa trasferire ciò che c'è di valido nel passato all'oggi per poi proiettarlo in un progetto per il futuro. E i giovani sono il futuro. Si chiude qui questa edizione del telegiornale del Grande Oriente d'Italia. Arrivederci ai prossimi appuntamenti.